Buonasera da Onda TG, in primo piano subito la cronaca, la notizia del giorno. Ilaria uccisa di botte in casa, condannato il marito all'ergastolo, una sentenza giusta, ha commentato la madre della donna vittima di femminicidio originaria di Introdacqua. Sentiamo tutto nel nostro servizio. È stato condannato all'ergastolo il marocchino di 42 anni che ha ucciso la moglie picchiandola la notte tra il 10 e l'11 ottobre 2022 a Padiglione di Osimo, Ancona. Così ha deciso la Corte d'Assise che si è pronunciata dopo 2 ore di camera di consiglio sul femminicidio costato la vita a Ilaria Maiorano, 41 anni, originaria di Introdacqua, madre di due bambine. A leggere il dispositivo è stato il giudice Carlo Cimini, riconosciute le aggravanti contestate dalla Procura. L'uomo è accusato di omicidio volontario pluriaggravato dalla crudeltà, dai futili motivi, dei maltrattamenti, dalla presenza delle figlie minorenni e dall'aver commesso il fatto durante l'esecuzione di una pena, visto che era agli arresti domiciliari. Un uomo definito come malato di gelosia, arrivato anche a cancellare le tracce, aveva detto il procuratore aggiunto Valentina D'Agostino nell'udienza di maggio, in cui aveva chiesto il carcere a vita. La difesa, rappresentata dall'avvocato Domenico Biasco, aveva chiesto l'assoluzione per il capo di imputazione contestato, puntava piuttosto all'omicidio preterintenzionale. Ilaria Maiorano era stata trovata senza vita tra le 3 e le 6 nell'abitazione di Padiglione, dove viveva con il marito le figlie di 5 e 8 anni. Secondo l'accusa, l'uomo aveva ucciso la moglie di botte dopo una lite scoppiata in casa già la sera precedente. L'aggressione, nello specifico, era iniziata nel salotto di casa, dove Ilaria era stata colpita 2 volte, poi era proseguita nell'antibagno. Da lì si era chiusa dentro la camera da letto delle bambine, dove aveva cercato di trattenere la porta, che però era stata sfondata dal marito. In un angolo, vicino alla finestra, era stata aggredita di nuovo più volte, sbattuta su uno spigolo con più colpi, tanto che si era sganciata una tenda. La vittima, a quel punto, aveva aperto la finestra, forse nel tentativo di chiedere aiuto, di scappare. Questa la reazione della madre di Ilaria dopo la lettura della sentenza. Sono soddisfatta per la sentenza che gli hanno dato a Tariq El Gheddasi perché è una sentenza giusta che si meritava per quello che ha fatto a mia figlia, la massacrata di botte davanti alle due bambine, una di 5 anni e una di 7 anni. A me certamente non è che mi riviene mia figlia, ma almeno è stata fatta giustizia, perché quello che ha fatto proprio è una sentenza giustissima. E ora la cronaca ci riporta a Sulmona per parlare della Palazzina della Discordia, la villa di Via Tratturo. La Procura della Repubblica ha disposto una perizia per esaminare a fondo la questione. Sentiamo meglio nel nostro servizio. La Procura della Repubblica di Sulmona ha disposto una perizia sulla villa di Via Tratturo, finita al centro di un'inchiesta per la presunta violazione del piano regolatore cittadino che classifica quell'area come un parco urbano territoriale. Il magistrato ha incaricato il perito Gabriele Di Natale, il quale ha chiesto copia degli atti per esaminare a fondo la questione, che è stata oggetto anche di uno scontro politico nelle ultime settimane. Per la vicenda di Via Tratturo, la Procura ha iscritto 4 persone sul registro degli indagati, i 2 proprietari dell'immobile, 2 figure tecniche legate alla ditta esecutrice dei lavori e alla progettazione, tutti residenti fuori città. L'inchiesta era scattata dopo l'esposto dei comitati cittadini per l'ambiente, i quali avevano chiesto alla Procura di accertare se la realizzazione dell'edificio residenziale sia compatibile o meno con la destinazione dell'area a parco e urbano territoriale, una vera e propria violazione secondo i comitati che sono stati sentiti per il momento anche a sommaria informazione. Il caso era finito anche sui tavoli del Consiglio Comunale, grazie all'interrogazione presentata dalla consigliera Teresa Nannarone. E ora la pagina del lavoro, dell'occupazione con la Magneti Marelli, siglato l'accordo per allungare la cassa integrazione di altre 2 settimane, un accordo che riguarda tutti e 462 i dipendenti della fabbrica Peligna. Facciamo il punto nel nostro servizio. È stato siglato oggi l'accordo tra la Magneti Marelli di Sulmona e le organizzazioni sindacali per altre 2 settimane di cassa integrazione. Aziende e sindacati hanno messo nero su bianco ciò che si ipotizzava nelle scorse settimane dopo la decisione dell'ex Sevel di Atessa di prolungare la CIGO per il calo dei volumi produttivi. I 2 stabilimenti sono legati per circa l'80% di produzione. Nel pomeriggio le organizzazioni sindacali hanno firmato l'accordo che prevede il prolungamento della cassa integrazione per il periodo 24.
24 giugno, 7 luglio alle stesse condizioni, riposi concentrati nei fine settimana, 15 turni lavorativi anziché 18, fatta eccezione per i manutentori per i quali sono state avanzate richieste specifiche. Restiamo in attesa dell'incontro del prossimo 20 giugno a Roma, nel corso del quale sarà aggiornato il piano industriale. In quella sede sapremo che futuro tocca a questa fabbrica, osservano i sindacati. E ora la politica, il day after, introdacqua altro che quorum, la corsa storica solitaria ma non a senso unico. Sentiamo e vediamo nel servizio. Ci fermiamo con la prima parte, a tra poco, con le nostre notizie. Quando abbiamo pensato a Parco del Gusto, la prima importante scelta che abbiamo fatto è stata quella di contestualizzare la nostra struttura all'interno del nostro territorio. Difatti, la struttura, oltre ad essere completamente in legno, ospita un impianto fotovoltaico che ci permette di soddisfare tutti i nostri fabbisogni energetici. Parco del Gusto è l'ultima novità firmata a Coop Ansape Terra Antica, in cui all'interno è possibile trovare tutte le specificità e le tipicità della Valle Peligna e della Regione Abruzzo. La nostra filosofia all'interno di Parco del Gusto è quella di promuovere tutte le produzioni di nicchia, locali, che sono in grado di raccontare il nostro territorio. Dalle aziende storiche del nostro territorio fino alle produzioni biologiche e agricole della nostra valle, come i legumi, cereali, farine, per passare poi alle paste, le trafilate in bronzo, le produzioni artigianali, ecco, questi sono alcuni dei prodotti che compongono le scelte fatte da Parco del Gusto. Parco del Gusto, all'interno del centro agroalimentare Ansape Terra Antica di Raiano, propone quotidianamente tutte le nostre produzioni, dall'olio extravergine d'oliva della varietà Rustica e Gentile, fino alle produzioni lattiero-caseari. Per chi volesse venirci a trovare, Parco del Gusto si trova all'interno del centro agroalimentare Ansape Terra Antica, statale 5 Raiano. Parco del Gusto, dove il prodotto che ci è più a cuore è il nostro territorio. Casa Funeraria Santilli, un luogo dedicato alle famiglie che desiderano onorare e trascorrere momenti di riflessione e ricordo dei propri cari che ci lasciano in un ambiente accogliente di conforto e serenità. Siamo qui per supportarvi in tutto ciò di cui avete bisogno. Il nostro obiettivo è fornire un servizio personalizzato, garantendo il rispetto e la cura che ogni persona merita. Casa Funeraria Santilli, via Edward Lear, a Sulmona. I prezzi di luce e gas si stanno abbassando e se gli altri fanno finta di niente, noi te lo diciamo papale papale. Con noi risparmi per davvero, perché non abbiamo intermediari né costi nascosti. La nostra energia è abruzzese e se ci scegli sei un grande, perché dai forza al tuo territorio. Che stai ad aspettare? Passa a Santa Croce Energia. L'ottica Mazzalorso arricchisce il suo laboratorio di macchinari innovativi, capaci di mappare il comportamento visivo e i parametri biometrici di ogni singolo occhio, al fine di ottimizzarli grazie all'intelligenza artificiale. Ora è possibile avere lenti personalizzate prodotte sulla base di una precisa misurazione. Il laboratorio inoltre è dotato della strumentazione necessaria per riparazioni e montaggi degli occhiali grazie ad una mola automatica computerizzata che permette di ricavare la forma voluta del taglio delle lenti graduate e non. Occhiali pronti in mezz'ora, o nel corso della giornata, con lenti disponibili in magazzino. Vedere bene, per vivere bene. Ottica Mazzalorso, Corso Ovidio Sulmona. Da Gina Tendaggi potrete trovare le strabilianti novità della stagione 2024. Avrete la possibilità di realizzare sulla vostra tenda qualsiasi ricamo, addirittura identico ai vostri oggetti di arredamento, grazie al nostro nuovo macchinario professionale. Un'altra grande novità è rappresentata dalla tenda perfetta, con orientamento vedo-non vedo,
che genera diversi gradi di luce e un passaggio libero. Oltre a questo, troverete la tenda Night and Day motorizzata che consente giochi di luce, ed una tenda sfumata moderna che renderà il vostro ambiente personalizzato, unico e meraviglioso. Da Gina Tendaggi troverete un'ampia scelta di tende da sole e zanzariere. Gina Tendaggi è sempre al servizio dei clienti ora sul nuovo sito e-commerce. www.ginatendaggi.it. Corri a trovarci. Siamo a Sulmona, in via San Polo 4. Seconda parte, ripartiamo dal turismo con l'estate che vuole la rivincita attesa a Sulmona in 24.000. Si punta a confermare le presenze dello scorso anno. Facciamo il punto del nostro servizio. Sono 24.000 i turisti attesi per la stagione estiva a Sulmona. Gli operatori del settore alberghiero contano di confermare le presenze che si sono registrate lo scorso anno, da giugno ad agosto 2023. Per l'estate c'è grande attesa, vista la primavera non proprio rosea per il turismo. Lo scorso inverno è mancata la neve, attrattore naturale, ma anche una proposta turistica organizzata e strutturata. Tuttavia le speranze per l'estate sono più che buone. Intervengono Giuseppe Bono, titolare di un albergo in centro storico, e Gianluca Casa, presidente del Consorzio Albergatori. Se il clima ha inciso in maniera negativa sulla stagione invernale, per l'estate la situazione è diversa, perché abbiamo un giugno che promette bene e un settembre che ha già grandi eventi in programma. Siamo convinti che una programmazione pianificata nei giusti tempi porta sempre buoni risultati, aggiungono Bono e Casaccia. Lo scorso anno, il mese di giugno, stando ai dati diffusi dalla Regione Abruzzo, aveva fatto registrare 6.256 pernottamenti negli hotel che si trovano sul territorio comunale di Sulmona. Meglio era andata a luglio, quando i turisti registrati dal personale alberghiero erano stati 7.007. A battere il record era stato il mese di agosto, con 9.856 presenze turistiche, grazie anche a due eventi clou dell'estate sulmonese: la giostra cavalleresca di Sulmona d'Europa e il festival Montagne in Jazz. L'estate porta a riscoprire gli scenari naturali, la filiera del turismo lento, rilevano Domenico Santa Croce, presidente dell'associazione albergatori, e la figlia Maria Dora, vicepresidente della DMC Terre d'Amore. Un traino per il turismo non solo nel periodo estivo, e indubbiamente il treno storico. Sarà un'estate ricca di presenze non solo per gli eventi programmati, ma anche per il fermento culturale che contraddistingue questa terra, rimarcano i Santa Croce. Tuttavia gli operatori del settore non mancano di far notare che per una città turistica è fondamentale potenziare la rete dei servizi, dai bus turistici nei giorni rossi sul calendario alle strade che devono essere riparate, insomma la manutenzione ordinaria. Proprio in questi giorni abbiamo cambiato gli orari della navetta che di domenica porta i turisti all'abbazia celestiniana, e non solo. Con gli eventi in programma stiamo preparando una buona estate, conclude l'assessore comunale Andrea Ramonno. E ora la cronaca: Marore, mentre sorveglia il seggio, finanziere si ferisce e finisce in ospedale. Sentiamo i particolari nel nostro servizio. Colto da malore improvviso mentre sorveglia a seggio, si ferisce, finisce in ospedale. Vittima dell'incidente che si è verificato la scorsa domenica nella scuola di Alfedena è un finanziere originario di Sulmona. L'uomo, che era di servizio per la tornata elettorale, si è sentito male e si è accasciato a suolo. A quel punto è stato soccorso immediatamente dai colleghi, dal presidente di seggio e dagli scrutatori, fino all'arrivo sul posto dell'ambulanza del 118, che lo ha trasportato nel pronto soccorso dell'ospedale di Castel di Sangro per gli accertamenti. Qui i medici le hanno diagnosticato un trauma cranico dovuto alla caduta, più alcune ferite ed escoriazioni. È stato quindi disposto il trasferimento nell'ospedale dell'Annunziata di Sulmona per esami specifici. Il finanziere ne avrà almeno per 30 giorni, anche se le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. Per il momento resta sotto osservazione, mentre i suoi colleghi in divisa tirano un respiro di sollievo. La cronaca ora ci porta a Scanno: fuori strada con la moto si schianta contro una vettura, trasferimento in elisoccorso per un 21enne, tanta la paura, ricoverato in codice giallo. Sentiamo che cosa è successo nel nostro servizio.
Perde il controllo della moto, finisce contro una vettura. Brutto incidente nel pomeriggio di ieri per un 21enne di Scanno che è stato trasferito in elisoccorso nell'ospedale San Salvatore dell'Aquila per le ferite riportate a causa dello scontro. L'eliambulanza è stata allertata ai fini del recupero. Il giovane è infatti ricoverato in codice giallo per via di qualche frattura rimediata agli arti inferiori. Non corre fortunatamente pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, territorialmente competenti, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare fino a invadere la corsia opposta, schiantarsi frontalmente contro un'auto. L'incidente è avvenuto in una strada di campagna del Borgo Lacustre, dove il 21enne è stato immediatamente soccorso fino all'arrivo dell'elicottero. Grande spavento per le sue condizioni di salute, che comunque non destano particolari preoccupazioni. E intanto la Giunta Comunale di Palazzo San Francesco ha approvato la nuova macro organizzazione che cambia le competenze, le redistribuisce per i funzionari comunali. La prima novità riguarda la gestione e la cura del verde pubblico affidata alla polizia locale, coordinata dal comandante dirigente Domenico Giannetta. 50 anni di impegno e di fede, si consolida la presenza sul territorio della dottrina cristiana di Sulmona. Un traguardo importante è stato raggiunto sabato scorso dalla diocesi di Sulmona Valba. Le suore della dottrina cristiana celebrano 50 anni di presenza e servizio nella città. Un'occasione speciale per ricordare il prezioso contributo offerto all'intera comunità, soprattutto in ambito educativo e formativo. Fin da allora arriva a Sulmona, nel 1974, le suore della dottrina cristiana si sono dedicate con instancabile passione all'educazione e alla formazione dei più giovani. L'istituzione dell'Istituto Maria Madre della Chiesa ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per la città, offrendo agli alunni un percorso scolastico di eccellenza, improntato su valori cristiani e sul solido insegnamento. L'opera delle suore si è estesa ben oltre le mura dell'istituto, permeando di valori e principi cristiani l'intera comunità diocesana. La loro presenza costante nelle parrocchie ha permesso di realizzare attività di catechesi, formazione e supporto spirituale, accompagnando persone di ogni età in un cammino di fede e crescita. Durante la Santa Messa di ringraziamento celebrata nella Cattedrale di San Panfilo a Sulmona, il Vescovo ha espresso profonda gratitudine alle suore per il loro impegno cinquantennale. Le parole del Vescovo, pronunciate nell'omelia animata dai canti dei bambini dell'istituto, hanno toccato i cuori di tutti i presenti. In questi 50 anni, le suore della dottrina cristiana hanno rappresentato un faro di luce per la nostra diocesi, testimoniando con la loro vita e la loro dedizione l'amore di Cristo e la gioia del Vangelo. Il loro servizio instancabile, soprattutto a favore dei più giovani, ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità. A nome di tutta la diocesi esprimo la mia più profonda gratitudine per il prezioso dono della loro presenza e per l'opera meritoria che svolgono ogni giorno. La loro presenza in città continuerà certamente ad accompagnare i giovani e le famiglie nel cammino di fede e di crescita umana e cristiana. E ovviamente anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia. È uscito in tutti gli store digitali il nuovo album di Spero Bongiolatti dal titolo Napoli. Napoli è un progetto fortemente voluto da me da anni. Si dice la canzone è Napoli ed è la verità, perché il dialetto napoletano, questa lingua, è già di per sé una canzone. Infatti quando senti parlare i napoletani, io ho moltissimi amici napoletani, È un piacere, perché ti sembra che stiano cantando. Il progetto Napoli, che per me sancisce veramente un sogno che si realizza, e spero davvero di potervi dare delle emozioni, e auguro a tutti voi buon ascolto e ringrazio dal profondo del mio cuore tutti voi, le persone che ascolteranno il mio album Napoli. Tra i vincitori del premio Ovidio 2024. Grande successo del premio Ovidio 2024 Arti Visive, terzo anno consecutivo, organizzato dall'Accademia Sulmonese con il concorso fotografico internazionale Cronos e Kairos, liberamente ispirato al tempo nei suoi aspetti cronologici e kairotici. Il concorso ideato per celebrare attraverso l'arte fotografica la figura di Publio Ovidio Nasone ha visto una larga partecipazione di appassionati di fotografia di tutto il mondo, dei quali sono state selezionate 20 opere, quelle più originali e significative.
sabato scorso a Sulmona, nel Palazzo dell'Annunziata, la premiazione del concorso internazionale e presso la Sala Museale Domus Arianna la inaugurazione della mostra fotografica dove sono esposte nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre le opere fotografiche dei vincitori della selezione del concorso e di studenti fotografi del Liceo Scientifico Enrico Fermi e del Liceo Classico Ovidio di Sulmona. La manifestazione quest'anno è stata particolarmente importante per la presenza di illustri fotografi internazionali e la presenza anche di Riccardo Busi, presidente della FIAP, Federazione Internazionale Arti Fotografiche, ma soprattutto per un pubblico numeroso, molto interessato, che in definitiva ha caratterizzato il successo della manifestazione. Abbiamo intervistato il presidente FIAP, Riccardo Busi. Workshop fotografici che finalizzati a valorizzare la storia, le tradizioni, i costumi, i monumenti dei borghi di Sulmona e del circondario si sono svolti nel centro storico della città e nei borghi antichi di Scanno e Villalago nella giornata di domenica. Gli eventi si sono realizzati grazie alla fattiva collaborazione dei comuni di Sulmona, Scanno e Villalago, della giostra cavalleresca di Sulmona con i suoi borghi e sestieri, in particolare Fondazione Carispac. Presidente Rossella Ciurlia, dico bene il cognome Ciurlia? Perfetto. Ottimo. Allora, è una giornata importante questa, molto importante. Che cosa state facendo così alla larga? Il premio Ovidio, innanzitutto per celebrare il nostro poeta Publio Ovidio Nasone, ma anche per dar risalto anche a questi fotografi venuti. Abbiamo indetto un concorso innanzitutto internazionale, hanno partecipato tanti fotografi, abbiamo ricevuto oltre 500 foto, ne sono state scelte 20 tra le più significative, le più originali e significative, e molto importanti anche qualitativamente, e quindi rappresentano un tema come il Cronos e il Kairos, il tema, il tempo nei suoi aspetti cronologici e kairotici. Questi fotografi sono venuti anche a Sulmona, stamattina abbiamo fatto un workshop in collaborazione con la giostra cavalleresca di Sulmona, che ringraziamo per averci messo a disposizione delle dame e quindi nei punti un po' particolari di Sulmona. Li avete portati un po' in giro a vedere le bellezze di Sulmona. Le bellezze di Sulmona e hanno realizzato delle foto che poi verranno date anche ai capitani dei vari borghi e sestieri, le potranno usare come meglio vogliono, e poi questi fotografi fanno anche dei concorsi internazionali, quindi queste foto di Sulmona sono potenzialmente una pubblicità, ecco, Sulmona viene conosciuta. Comunque farete anche una mostra che dura alcuni mesi. Ecco, queste foto verranno insieme anche a noi componenti di Accademia Sulmonese di Fotografia e a tre ragazzi, due del liceo classico e uno del liceo scientifico. Le foto verranno esposte per 4 mesi alla Domus di Arianna, quindi chi non è potuto venire oggi potrà venire fino a settembre, la mostra è in esposizione. Umberto Deramo, direttore artistico dell'Accademia. Allora, questa Accademia si dà da fare, oggi è un pomeriggio molto importante, che cosa state facendo e cosa vi proponete? È il coronamento di un anno di lavoro. Sono state scelte queste foto con queste due persone molto ma molto importanti che conoscono fotografia mondiale. Riccardo Busi è il presidente della Federazione Internazionale, ripeto, 2 milioni di fotografi che gravitano intorno alla FIAP, 120 nazioni che gravitano sempre intorno alla FIAP. Lui è un uomo che viaggia. E perché oggi si comunica con la fotografia, stanno cercando di trovare dei punti d'accordo con altre piccole associazioni, con delle associazioni locali anche, e soprattutto sentirete qualcosa sull'intelligenza artificiale che è bandita, e chi usa l'intelligenza artificiale in fotografia viene squalificato a vita. Beh, ottimo, sì, si deve fare così. Certo.
perché si deve mantenere... L'uomo che deve gestire. Esatto, esatto. L'uomo gestisce anche comunque davanti al computer, ma si perderebbe quella forma cairotica della fotografia, che non è i tempi con cui scatti, ma sono tante piccole cose, di diaframmi, gli stop. Anche la scelta del luogo. La scelta della posizione è molto importante in fotografia. Infatti stamattina che abbiamo fatto questo primo incontro workshop con questi fotografi ospiti, abbiamo scelto soprattutto i background, i luoghi più caratteristici dove poter fotografare con uno sfondo corretto. Ecco. Riccardo Busi, presidente della Federazione Internazionale di Fotografia. Sinceramente, come giudica l'iniziativa dell'Accademia Sulmonese che stiamo vivendo in questo momento? Allora, prima di tutto buonasera, è un grandissimo piacere essere qui con tutti voi. Essere a Sulmona per me è un grande onore, un grande piacere, perché è la prima volta purtroppo, ma è anche una grandissima scoperta. Essere qui insieme a tantissimi amici per questa... prima manifestazione, almeno per la FIAP, per me, è un qualche cosa di diverso da tutte le altre manifestazioni internazionali a cui ultimamente ho partecipato. È una festa della fotografia, ma è anche una festa dell'amicizia, una festa di fotografi che vengono qui a Sulmona, vengono in Italia, da diverse parti del mondo, condividendo la stessa passione per la fotografia e allo stesso tempo la curiosità per una città la cui bellezza, onestamente, è assolutamente necessario farla vedere a tutto il mondo. Merita molte fotografie questa città, credo. Merita una valanga di fotografie. Veramente merita di essere scoperta e presentata a tutto il mondo, in maniera che tantissimi altri fotografi abbiano la nostra stessa fortuna di venire qui a Sulmona, venire in questa bellissima regione e scoprirne le bellezze. Questa città riesce in tanti modi a imporsi con la cultura, perché anche la fotografia, a mio avviso, è cultura. È d'accordo lei? Non solo sono d'accordo, ma penso che bisogna prendere atto, e me lo dico da me stesso, che la Fondazione è comunque presente nelle attività, senza discriminazioni di nessun tipo. Basta che c'è un gruppo, una persona che sa agitare temi culturali, hanno comunque la vicinanza della Fondazione. Così è stato nel passato e sarà nel futuro. Quella di oggi devo dire che è una iniziativa bella. Io, permettetemi di fare queste considerazioni. Devo stare nella fondazione, ho ancora un periodo di circa 2 anni, 1 anno e 8 mesi di presenza. Comunque ho una presenza nella fondazione come socio fino al 2030, quindi significa che le cose che incominciamo non finiranno, cioè avranno un apporto, avranno un appoggio anche nel futuro. E penso che è arrivato il momento di decantare il più non posso le virtù di questa città. Oggi si parla di Ovidio, come sapete io ho riattivato il percorso delle capitali di Celestino V, quindi due personaggi importantissimi che noi dobbiamo cercare di far conoscere sempre di più e dobbiamo far capire sempre di più che da questa città e in questa città si sono prodotte queste potenzialità. Questo premio che viene fatto nel nome di Ovidio naturalmente vuole fare questo e penso che è arrivato già a un risultato importantissimo. Oggi l'avete potuto osservare, c'è una presenza mondiale che significa che se lo coltiviamo nel futuro potremo avere una cosa importante all'interno di questa città. Ci sono altri premi, il premio Sulmona va benissimo, ma il premio Ovidio naturalmente deve essere quello che deve essere ostentato di più, perché noi veniamo conosciuti non per Sulmona ma per Ovidio.
Oggi ci sono delle presenze importantissime anche dalla Romania, è venuto un personaggio che si chiama proprio Ovidio, romeno, e quindi, perché vi devo dire anche questo, io sono stato al primo gemellaggio e mi sono reso conto che come viene venerato Ovidio in Romania non è... Forse non lo facciamo qui da noi. Non lo facciamo noi, però a noi può darsi, non ne abbiamo bisogno. Piano piano lo faremo. Abbiamo bisogno però di far conoscere sempre di più che noi siamo la città nella quale queste persone hanno trovato la vita, hanno svolto lavoro, attività e hanno prodotto cose importantissime come Celestino V, è stato 60 anni a Sulmona e viene decantato soltanto. Hanno lasciato il segno in questo. Hanno lasciato il segno. Però ecco, devo dire che c'è una responsabilità anche della classe politica, perché fino ad oggi non abbiamo fatto molto. Spero che questo periodo che abbiamo di fronte serva proprio a questo. Questa è una città che merita molto, perché riesce a creare, a fare delle cose straordinarie. Qui c'è la presenza di persone di livello internazionale. Voi appoggiate questo come amministrazione, appoggiate queste iniziative sicuramente? Assolutamente sì, questo è il terzo anno che l'Associazione, l'Accademia Sulmonese di Fotografia replica questa iniziativa, un'iniziativa davvero interessante. Quest'anno diciamo ancora con di maggiore interesse, in quanto ci onora della sua presenza il presidente Riccardo Busi, esatto, quindi per noi è davvero un onore ospitarlo e questo testimonia l'importanza dell'evento organizzato dall'Accademia Sulmonese di Fotografia. Io ho avuto modo di visitare la mostra, una mostra di una nostra fotografia di alto spessore, quindi l'invito è quello di, insomma, di visitarla, sarà qui durante il periodo estivo, quindi tutti hanno modo due mesi mi pare. Esattamente, nella Domus di Arianna, quindi è un aspetto positivo perché i nostri musei hanno bisogno anche di vivere e quindi la Domus di Arianna in questo momento vive non solo con l'installazione permanente che c'è, la Domus appunto che si trova in questo posto, ma ha modo anche di vivere attraverso installazioni temporanee che portano persone in questo luogo e la cosa che mi preme ribadire è che sono installazioni che non vanno diciamo a creare problemi con il posto, ma si integrano perfettamente e quindi il ringraziamento davvero importante va, ripeto, all'Accademia di Sulmonese di Fotografia che abbiamo appoggiato come comune e continueremo ad appoggiare, speriamo con iniziative sempre maggiori. www.ondatv.tv per continuare a seguirci in tempo reale, come ogni martedì ora tocca a Carlo Di Ruscio al suo aforisma. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, una buona serata.